Facoltà di parlare, Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Gentile Presidente e onorevoli deputati, l'odierna informativa mi consente di fornire i dovuti elementi di informazione in merito alla corretta attuazione della legge 194/1978 in materia di interruzione volontaria di gravidanza, anche con riferimento al reclamo proposto dall'organizzazione CGIL, in ordine al quale è intervenuta la pronuncia del Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa. La legge 194 del 1978, per entrare nel merito, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, è finalizzata a garantire il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, nonché a riconoscere il valore sociale della maternità e la tutela della vita umana dal suo inizio. Per quanto attiene allo specifico aspetto degli obiettori di coscienza, come è noto, la legge 194/78 contiene una specifica disposizione all'articolo 9 con cui il legislatore ha disciplinato la possibilità per il personale sanitario di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza in ordine agli interventi per l'interruzione della gravidanza. L'obiezione del singolo operatore non esonera la struttura e la regione di riferimento dal compimento delle procedure e delle attività dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, né dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. È la regione, pertanto, l'autorità sanitaria responsabile dell'organizzazione del servizio, tanto è vero che può riallocare le risorse umane all'interno del territorio regionale per garantire l'interruzione volontaria di gravidanza in modo omogeneo e funzionale alle esigenze delle donne interessate. Non prevede interventi di interruzione volontaria di gravidanza in tutte le strutture ospedaliere. Mi spiego meglio. Garantire l'intervento sanitario DVG non significa che lo stesso debba essere effettuato in tutte le strutture sanitarie. Ricordo che nel Servizio Sanitario Nazionale non tutte le prestazioni sanitarie sono disponibili in ogni struttura sanitaria. Allo stesso modo, la legge 194 non impone che tutte le strutture ospedaliere abbiano un reparto di ostetricia e ginecologia che offra IVG. Inoltre, vi vorrei anche far riflettere su una cosa, cioè che è evidente che non è possibile reclutare personale sanitario con contratti a tempo indeterminato, chiedendo fra i requisiti l'esame dell'essere non obiettore. Con riferimento all'anno 2014, il numero di IVG è stato per la prima volta inferiore alle 100.000 unità. Sono state notificate dalle regioni 97.535 VG con un decremento del 5,1% rispetto al dato definitivo del 2013, dove erano 105.760, più che dimezzato rispetto alle 234.801 del 1982, anno in cui si è riscontrato il valore più in alto in Italia. Anche gli altri indicatori confermano la continua diminuzione del ricorso all'IVG, quindi possiamo dire che la legge in questi anni ha funzionato. Il 90,8% delle interruzioni volontarie di gravidanza viene effettuata nella regione di residenza, di cui l'87,1% nella provincia di residenza. Si tratta di percentuali in linea con i flussi migratori, anche relativi ad altre prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda i tempi di attesa, sono in diminuzione tra il rilascio della certificazione e intervento, che è un possibile indicatore di efficienza dei servizi e quindi di aumento di efficienza nelle regioni. La percentuale di IVG effettuate entro 14 giorni dal rilascio della certificazione è infatti aumentata. La conseguenza è che in questi 30 anni c'è stato un dimezzamento del numero delle VG settimanali a livello nazionale a carico dei ginecologi non obiettori, che nel 1983 effettuavano 3,3 IVG a testa a settimana su 44 settimane lavorative, mentre ne effettuano 1,6 nel 2013. Inoltre vorrei farvi presente che, poiché la competenza organizzativa è regionale, a oggi non c'è stata pervenuta nessuna segnalazione formale che ci comunichi una carenza di medici non obiettori predisposti all'interruzione volontaria di gravidanza. Noi abbiamo chiesto alle regioni di farci segnalazioni formali in questo senso e a oggi non ci sono arrivate. Ovviamente noi possiamo immaginare che laddove si siano verificate o si possono verificare delle disfunzioni organizzative sono, ahimè, parametrate alle analoghe disfunzioni organizzative che quel territorio, quella ASL o quella regione può avere per un deficit organizzativo territoriale. La situazione risulta diversa da regione a regione.
ma nella maggioranza dei casi abbastanza omogenea all'interno del territorio regionale, ad eccezione di due regioni, il Lazio e la Sicilia. Il numero stimato di aborti clandestini per le donne italiane è compreso nell'intervallo tra le 12.000 e le 15.000. Per la prima volta è stata effettuata una stima anche per le donne straniere, che è risultata compresa tra 3.000 e 5.000 aborti clandestini. Queste stime indicano una notevole diminuzione rispetto agli anni 80-90, 100.000 erano i casi stimati nell'83, 72.000 nel 90, 43.500 nel 95.